petizione presentata da Mara Bizzotto, Gino Agerde, Rosario Boschieri, per conto del Comitato Libera Informazione Radio Televisiva. Sì, possiamo aprire il dibattito. Do la parola all'onorevole Bizzotto. Presidente, alcune dichiarazioni e considerazioni. Il canone RAI è la tassa più odiata dagli italiani perché è una tassa profondamente ingiusta. I cittadini non vogliono pagare il canone RAI perché la RAI non è e non fa servizio pubblico. Il canone costituisce una inaccettabile anomalia che non trova giustificazioni né nella natura pubblica della RAI né nella qualità della relativa programmazione televisiva. L'avvocato del CLIRT prima ha evidenziato alcune questioni che io voglio comunque sottolineare. Quello della RAI non può essere definito servizio pubblico perché la RAI non garantisce il proprio servizio a tutti i cittadini che pagano il canone. Tra i documenti che vi abbiamo consegnato in questa cartellina troverete la denuncia di altre associazioni come Cittadinanza Attiva, un'associazione che ha promosso una class action contro la RAI perché i cittadini non riescono a prendere il segnale per vedere i canali RAI. Ci sono denunce di sindaci, del Corecom di varie regioni, che sono proprio le autorità di garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale. Quindi ci sono le denunce, ma anche denunce e interrogazioni di parlamentari nazionali. In Italia, e sono proprio gli atti parlamentari a confermarlo, ci sono almeno 2 milioni di persone che non ricevono il segnale e devono comunque pagare il canone. Voglio poi ribadire quanto citato nella delibera del Consiglio di Stato, che è una sentenza dell'agosto del 2013. Evidentemente la Commissione non l'ha vista questa sentenza, altrimenti avrebbe risposto in un altro modo. Sentenza che condanna la RAI e l'AGCOM, che è proprio l'autorità nazionale per le garanzie che deve vigilare, quindi è stata condannata per gravi violazioni degli obblighi di servizio pubblico, perché la RAI ha impedito la visione integrale dei propri programmi agli utenti muniti di decoder Sky, riservandola solo alla piattaforma TVSAT. Inoltre viene violato l'articolo 47,4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che vieta di utilizzare i ricavi del canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico. La risposta della Commissione su questo punto è ridicola. Collega Borghezio. Grazie Presidente. La rappresentante della RAI ha svolto una relazione molto puntuale, sicuramente preparata dai numerosissimi funzionari dell'ufficio legale della RAI, che si distingue nel nostro Paese per avere un numero esorbitante di funzionari dirigenti e anche di tecnici, di persone che potrebbero svolgere tutti quei programmi che invece la RAI, a spese di Pantalone, cioè di chi paga il canone RAI, vengono appaltati all'esterno. Uno scandalo nazionale che dovrebbe risuonare ancora maggiormente nelle aule del Parlamento europeo, là dove si chiede al nostro Paese sacrifici nel quadro di una spending review che costa molto proprio a quei signori e quelle signore che devono pagare, magari pensionati con la pensione minima, sono assoggettati al canone RAI. Alla rappresentante della RAI, però, la RAI ha giocato un brutto scherzo, perché questa mattina il servizio pubblico non provvede neanche a una piccola telecamera che riprenda questo dibattito su questa questione svolto al Parlamento europeo su un tema che riguarda l'interesse diffuso dei cittadini che pagano il canone. Vergogna, RAI! Non sarebbe necessario aggiungere altra documentazione a questo caso così evidente di disinformazia. Neanche il rappresentante che ha parlato molto bene del paese della Romania probabilmente può fare un riferimento al periodo della disinformazia di certi paesi che hanno subito. Il caso RAI mi ricorda un testo che io ho letto di un grande pensatore liberale, pensate, negli anni 60, edito dal grande editore Volpe, e che si intitolava Democrazie mafiose. Il caso RAI rappresenta esattamente questo, perché basta che un fesso, nella fattispecie chi parla, faccia un'interrogazione parlamentare che riguarda la moglie di un conduttore televisivo e viene segato
dalle trasmissioni RAI, nonostante faccia appello alla commissione vigilanza, eccetera, eccetera. Questa è democrazia mafiosa, col controllo attraverso finanziamenti, inviti, magistrati invitati in prima serata e poi vai a fare. Chiedete la Presidente della Commissione e il rappresentante della Commissione europea, chieda ai signori del Comitato quanto spazio ha avuto il loro Comitato per poter dibattere, magari in prima serata, il tema del canone RAI. Quanto tempo ha dedicato la RAI servizio pubblico alle legittime osservazioni di coloro che pagano il canone RAI? Sì, vi dovete solo vergognare.